Io sento dentro di me il ruolo istituzionale di questo comune molto forte. E allora, sul G7, leggo quello che ho scritto e gradisco che sia evidenziato. Desidero esprimere il mio vivo apprezzamento nei confronti di Sua Eccellenza il Prefetto di Messina, il Questore di Messina, il Commissario di Pubblica Sicurezza di Taormina, i poliziotti in servizio, l'Arma dei Carabinieri, la Finanza, le Forze Armate, le Frecce Tricolori, i Vigili del Fuoco, il Sindaco di Taormina e quello di Giardini e di Catania, i sanitari e parasanitari che hanno assistito tutti coloro che erano presenti, i ragazzi che hanno organizzato e animato i momenti di ristoro e quelli che hanno allietato i momenti culturali e musicali, i giornalisti, e vi ringrazio personalmente per il ruolo dei giornalisti sia della carta stampata che dei giornali elettronici. Grazie a voi noi abbiamo potuto seguire le manifestazioni, perché penso che a prescindere da quello che è successo la nostra provincia, la Sicilia, ha dimostrato al mondo intero di avere le capacità di organizzare un'organizzazione di questo livello. Parentesi chiusa per quanto riguarda il sindaco, ormai è tempo perso parlare del sindaco. Invece io sottopongo alla vostra attenzione, vi prego di farlo diventare un argomento di grande preoccupazione istituzionale. Non so se lo condividete pure voi, ma io in questo momento delicato lo ritengo importantissimo. Sta passando sotto traccia, in maniera che io non comprendo, il ruolo del signor segretario generale, che svolge ormai da più di 2 settimane il ruolo di segretario generale, ragioniere generale, direttore generale e dirigente delle partecipate. Io richiamo, ho già scritto, e voi lo sapete, ne avete avuto copia, al ministro degli interni, al ministro della funzione pubblica e all'assessore un'indagine ispettiva. Sottopongo alla vostra attenzione, perché questa è passata forse troppo in sordina, il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti, protocollo numero 111 del 15 maggio, dove i revisori dei conti paventano la possibile illegittimità dell'atto. Vi invito a leggerlo e a riportarlo, per brevità di tempo non lo richiamo, però riportate quelle parti in cui si dice, proprio si evidenzia peraltro, che in ragione delle considerazioni espresse gli eventuali profili di illegittimità degli atti potrebbero interferire con la normale azione amministrativa che in questo particolare momento storico vede l'ente in condizione di preesistenza. E allora questi consiglieri che sono chiamati, come è giusto che sia, a svolgere il loro ruolo, ma possono correre il rischio di trovarsi dinanzi a una delibera in base a quanto detto dai revisori dei conti su Messina Servizi e su tante altre illegittime? Questa è la domanda che io pongo. Qualcuno ci può dare una risposta se la funzione del segretario generale è legittima in questo momento? Abbiamo il giusto diritto di richiamare le istituzioni tutte al di fuori di questo palazzo, di cui ho un grandissimo rispetto per il ruolo che hanno, ma li invito cortesemente, intervenite, diteci voi, Sua Eccellenza signor Prefetto, signor Procuratore della Repubblica, signor Assessore Regionale, signor Ministro degli Interni, signor Ministro della Funzione Pubblica, diteci per il bene della città se questi atti sono legittimi oppure no. Noi non lo sappiamo, abbiamo dei dubbi, c'è un parere dei revisori, stiamo affrontando momenti delicatissimi, questa amministrazione è nel silenzio totale. E allora mi rivolgo a voi che avete sempre seguito le sorti di questo comune. Io ho una grande preoccupazione, più di quella, confesso, dell'atteggiamento del sindaco a Taormina. Tanto è passata. Invece la mia preoccupazione è per domani e per nei prossimi giorni. Questo è la mia grande, perché ci sono dei temi fondamentali. La stampa cittadina è intervenuta, non voglio entrare nel merito, mi voglio limitare alla questione le donne. Chiedo formalmente che le istituzioni tutte, e lo chiedo come pubblico ufficiale, e lo voglio sottolineare, pubblico ufficiale, abbiamo dei dubbi in consiglio.
Legittimi non lo so, è vero, non è vero, è una materia estremamente complessa, estremamente complessa. Io, per il rispetto delle istituzioni, l'altro giorno in commissione di capigruppo ho detto all'assessore Signorino: chiedete un parere autorevole al massimo esponente amministrativo siciliano se questa situazione è tollerabile, altrimenti ci potrebbero essere dei rischi. Concludo, scusate se mi sono inserito nella conferenza stampa di Pippo, però siccome sono argomenti che voi vivete con noi quotidianamente, è l'ultimo che voglio richiamare, e lo richiamo perché lo conosco personalmente, avendo lavorato alla provincia, riconosco la grande professionalità, esperienza e conoscenza del settore di Piero Fotia. Fotia, che è il segretario importante di un sindacato alla provincia, il CSA, è intervenuto denunciando il fatto all'ANAC. E se Fotia, che è uno che vive giornalmente nella pubblica amministrazione, si pone il problema, vuol dire che il problema potrebbe sussistere. Non è un quilibet qualunque, è uno che mastica questa materia. Io ad oggi, nonostante la mia richiesta, non ho avuto alcuna risposta. Spero che in questi giorni qualcuno ci dica qualcosa per dirimere i nostri dubbi. Grazie.